di anni fa, una gigantesca e fredda materia interstellare cominciava lentamente a contrarsi, forse a causa della vicina esplosione di una supernova. Man mano che la nube si addensava, richiamava materiali dall'esterno. Al centro la temperatura e la pressione diventavano elevate. A 10 milioni di gradi si innescava la reazione termonucleare. Il Sole si era acceso, una stella neonata che diventava sempre più luminosa man mano che il tempo passava. Nel frattempo, nel resto della nube, dai vortici e da altri nuclei di condensazione più piccoli si formavano gli altri pianeti del Sistema Solare. La nostra Terra era molto diversa da oggi. La sua superficie era un deserto cosparso di vulcani in perenne eruzione. Dalle dense nubi di vapore acqueo vennero le piogge e poi gli oceani e dopo ancora la vita. Il balletto che ora vedrete su una musica dolcissima di Enya è dedicato ai pianeti del Sistema Solare, alla loro geometria e al loro eterno movimento. Thank you.
ci sembrano piccole luci brillanti, perché sono molto lontane da noi, ma in realtà sono in